Mi trovo a Taranto in Viale Virgilio, alle mie spalle il centro oftalmico D'Ambrosio. Non sono qui certo a fare pubblicità alla struttura sanitaria, ma raccolgo le segnalazioni di numerosissimi cittadini. Da circa uno o due mesi è stata riasfaltata tutta questa parte di Viale Virgilio, ma incredibilmente e stranamente la segnaletica orizzontale non esiste, e quindi ci sono gravissime difficoltà per coloro i quali frequentano il centro, che rischiano davvero la pelle, considerando il fatto che mancano le strisce pedonali, manca tutta la segnaletica orizzontale, quindi le macchine sfrecciano, essendo anche una via molto ma molto trafficata, e quindi già qualcuno ha rischiato di essere travolto. È un fatto davvero vergognoso. Pensate soprattutto che, ripeto, questa struttura è frequentata da persone anche non vedenti o persone aventi problemi comunque seri di vista, ipovedenti, e se mancano le strisce bianche, se mancano le strisce pedonali, questa gente che rischi deve correre? D'altronde non parliamo solo di queste persone, ma di qualsiasi altro cittadino. La realtà, cari amici, è che abbiamo una amministrazione che l'amministrazione Melucci non sa cosa significhi la programmazione, assolutamente. Naviga a vista, cerca di rimediare alle varie emergenze, ma quella che è una ordinaria manutenzione, una ordinaria amministrazione non viene mai realizzata. La cosa che mi urta è che quando c'è da tinteggiare le strisce blu, i parcheggi a pagamento per capirci, subito gli addetti si catapultano come falchi, quando invece si tratta di strisce bianche che evidentemente non procurano entrate, chi si è visto e l'amministrazione comunale se ne frega altamente. Mi rivolgo al sindaco di Taranto, ma ormai forse è anche inutile farlo visto che è completamente assente. Mi rivolgo al comandante dei vigili urbani del corpo di polizia locale, il dottor Michele Matichecchia. Mi rivolgo all'assessore alla polizia locale Cosimo Ciraci. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto? Dobbiamo attendere qualche tragedia? Penso che sia proprio il caso di darsi una mossa. Che vergogna però, in altre città assolutamente questi problemi non esisterebbero. Qui anche una cosa banalissima, ordinarissima a Taranto, come appunto rifare la segnaletica orizzontale, sembra davvero come scalare una montagna. Povera Taranto, con Melucci e compagni.